Ciao a tutti, oggi andremo a disegnare con il programma Excel. Molti di voi già conoscono questo sistema, per cui per quelli che già lo conoscono sarà un modo per ripetere e ripassare cose già fatte e magari, visto che già lo conoscete, potete realizzare dei disegni anche un po' più complessi, un po' più difficili, mentre per chi non conosce questo metodo, questa mia lezione sarà utile per imparare a realizzare dei disegni utilizzando il programma Excel, utilizzando dei quadratini colorati chiamati pixel. Andiamo a vedere come fare. Quindi, che facciamo? Andiamo a prendere, ad aprire il programma Excel. Quindi andiamo qui in basso, tra le nostre applicazioni che abbiamo nel computer. Andiamo a selezionare, eccolo qua, Excel, apriamo il nostro programma e apriamo una pagina base. Diciamo, Excel è un programma che nasce e fondamentalmente è utilizzato per creare delle tabelle e per fare dei calcoli. Noi in questo caso invece lo utilizzeremo in un modo diverso, più divertente, lo utilizzeremo per fare dei disegni. Allora, come ho detto, i pixel sono dei quadratini. Allora, qui davanti abbiamo una griglia, che però non è fatta di quadratini, vedete, sono una serie di rettangoli. Allora dobbiamo trasformarli innanzitutto in quadratini. Allora, prima cosa, andiamo a selezionare questo triangolino in alto a sinistra, che ci permette di selezionare tutta la nostra tabella. Andiamo su formato e dobbiamo modificare la larghezza delle nostre colonne. Quindi clicchiamo su larghezza colonne. E andiamo a cambiarla. Attualmente 8,43, noi andiamo a mettere 2,3. Facciamo ok. E come vedete, la nostra griglia è diventata una griglia fatta di tanti quadratini. Qui in basso avete la possibilità di rimpicciolire o ingrandire la nostra tabella. Diciamo, io la metto in questo modo. E andiamo adesso a altro non dobbiamo fare che colorare questi quadratini, e mediante questi quadratini colorati andremo a creare delle forme, andremo a creare degli oggetti, andremo a creare dei personaggi. Come si fa a colorare il quadratino? È semplice: selezioniamo il quadratino che vogliamo colorare, andiamo sul secchiello, cliccando sul triangolino accanto al secchiello, abbiamo tutta una serie di colori. Qui ne abbiamo una serie. Se questi non ci bastano, ne vogliamo altri, cliccando su altri colori, andiamo una tabella con svariati colori. Addirittura qui ne abbiamo ancora altri. Ma diciamo, noi per ora andiamo a utilizzare quelli che abbiamo qui nella prima tabella. Quindi, se vogliamo colorare questo quadratino di giallo, ad esempio, andremo a selezionare il colore giallo. Vogliamo colorare un altro quadratino di verde, andremo a selezionare il colore verde. Vedete? Molto, molto semplice. Andiamo adesso, io vi farò fare, vi faccio un esempio, faccio un disegno, voi potrete fare i disegni che volete. Li potrete trovare su internet, dopo vi faccio vedere come. Li potrete anche magari realizzare prima su un foglio a quadretti, e poi rifare sul computer. Facciamo un esempio. Allora, io inizio. Non vi dico che cosa faccio, ma così lo capirete man mano magari che appare. Inizio a disegnare questo. 5 quadratini. Possiamo selezionare anche insieme. E lì vado a colorare tutti di giallo. Vado a fare una seconda linea più larga, in questo modo, è il colore di giallo. C'è un sistema per selezionare quadratini che non sono vicini contemporaneamente, ed è quello di schiacciare sulla nostra tastiera, di mantenere premuto mentre selezioniamo i quadratini, il tasto CTRL, CTRL in basso a sinistra sulla vostra tastiera. Se noi teniamo premuto il tasto CTRL, abbiamo la possibilità di selezionare dei quadratini che non sono vicini tra loro.
E quindi in questo caso io vado a fare in questo modo, perché voglio colorare solamente questi di giallo, dopo capirete il perché. Poi passo qui e faccio la stessa cosa. Voglio colorare questo di giallo, voglio colorare questo e voglio colorare questi tre, come ho fatto sopra, giallo. Qui invece colorerò tutta la riga intera. Ne coloro 5, lascio uno spazio e ne coloro altri 3. Vado sotto, ne coloro 2, lascio 3 spazi e coloro questi 4. Poi salto, anzi, qui sotto ne colorerò così. Colorerò sempre tenendo premuto il tasto CTRL, ho potuto selezionare questi distanti. E qui ne coloro 2 e 2 da questa parte, ne coloro 2 e 2 da questa parte, qui ne coloro 1 e 1. Ok? Diciamo la parte gialla l'ho fatta. Io preferisco procedere in questo modo. Vado un colore alla volta, voi potete anche procedere per righe utilizzando più colori. Adesso vado a prendermi il colore grigio e scelgo, scusate, non in questo modo, vado prima sul quadratino che devo colorare, in questo caso di grigio, mi vado a scegliere il colore grigio. Ok, a questo punto mi coloro tutti i quadratini che voglio colorare di grigio, che sono questo, sono questi due. Poi voglio colorare questo, questi qua sotto, 1 e 2, e li coloro di grigio. Dopodiché mi serve il nero, voglio colorare, iniziare a colorare questo quadratino di nero e seleziono nero, nero, forse iniziate a capire che cosa stiamo disegnando. Abbiamo fatto questo e anche questi li voglio fare neri. Farò nero anche qui, qui e farò nero anche qui e qui. Dopodiché andiamo qui. Questo lo voglio fare invece blu. Prendiamo un blu che ci piace, magari ecco, decidiamo, prendo questo. E vado a selezionare i quadratini che voglio fare blu. Nel mio caso sono tutti questi. Quest'altra riga. Questa. Cominciate a vedere cosa sta venendo fuori. Faccio questa. Ok, abbiamo quasi finito. Mancano i piedi del nostro personaggio, quindi andiamo a riprendere il colore nero che avevamo utilizzato prima. E andiamo a colorare i piedi di nero. E qui, la stessa cosa di qui. Ed ecco il nostro personaggio, il nostro minion. Con questo sistema potrete fare tantissimi disegni. Se volete andare a cercare qualcosina su internet, vedete qui in basso, andate su internet, su Google scrivete pixel spazio art e trovate centinaia di disegni, alcuni più semplici, alcuni un po' più complicati, alcuni molto complicati, trovate di tutti i tipi, potete anche scegliere di riprodurne uno. Chi già conosce il programma, chi già l'ha utilizzato, lo invito a fare dei disegni un po' più complicati,
per gli altri possono iniziare da disegni più semplici per poi passare a disegni più complicati. Quindi potete andarveli a cercare qui. Un altro metodo è anche inventarli voi questi disegni, quindi prendete un foglio a quadretti e delle matite colorate e potete realizzare prima il disegno su un foglio a quadretti e dopodiché rifarlo sul vostro computer. Io ad esempio, no, potete anche fare più di un disegno sulla stessa pagina. Ad esempio io, eccolo qui ho disegnato alcuni altri esempi. Diciamo questo è un metodo molto divertente. E se una volta fatto il disegno volete poi salvare il vostro disegno, come al solito andate sul file, salva con nome, e andate a scegliere la cartella dove volete mettere, gli date un nome e fate salva. Buon divertimento! Ciao a tutti!